Allora, Paolo Indiveri, presidente del Comitato Regionale FIPA Puglia. Dopo la grandissima vittoria dell'Italia Under 22 di Marco Mencarelli, campionessa d'Europa a Lecce, ancora la Puglia, insomma, fa da scenario ad un altro grande successo azzurro. Grandissimo successo, sicuramente l'ennesima medaglia d'oro per un movimento giovanile fondamentale per la Federazione Italiana Pallavolo. Sì, è stata una settimana straordinaria sotto tutti i punti di vista. Una grandissima, lo dico da solo, però insomma se lo meritano i miei collaboratori, i miei volontari, un'organizzazione ritengo praticamente perfetta, culminata anche con una presenza di pubblico straordinaria durante l'intera settimana, anche ieri in finale, nonostante si pagasse il biglietto, comunque abbiamo visto un pubblico numerosissimo e caldo, caloroso, che ha accompagnato le ragazze anche nei loro momenti di defiance, perché ci sono stati sia nel primo che nel terzo set, momenti che anche grazie a questo calore che riusciamo a trasmettere in questa terra hanno superato per un successo, ripeto, straordinario. E devo ritenermi sicuramente un presidente fortunato. Nel corso dei miei due mandati, finora in 7 anni, abbiamo organizzato 3 campionati europei giovanili in questa terra, in Puglia, e tutte e tre sono culminati con 3 medaglie d'oro, quindi diciamo che è un cammino straordinario. Quando si vince fa tanto bene a tutto, all'ambiente, all'organizzazione, allo stesso movimento, quindi è un movimento giovanile questo delle nazionali italiane che sicuramente ci dà tanta speranza per il futuro e lo si vede anche con la seniores, ovviamente. E sicuramente è anche da traino per il movimento nostro, per il movimento pugliese. Proprio ieri in consulta e consiglio riuniti abbiamo varato il progetto del Club Puglia, quindi dall'anno prossimo le nostre selezioni, sia maschile che femminile, disputeranno una serie di collaterale, poi spiegheremo meglio alle società quali saranno i meccanismi che accompagneranno questa situazione, però ecco, riteniamo in questo momento di dare un grosso scossone ai nostri giovani e alle nostre giovani. Tornando al movimento pugliese, non è un caso che i grandi ultimi eventi in Puglia siano stati organizzati proprio a livello femminile? Non è un caso, assolutamente, lo abbiamo detto dall'inizio del nostro cammino. Noi puntiamo comunque ad un rinvigorimento del nostro movimento femminile, che come in tutto il resto del territorio italiano comunque rappresenta più del 2/3 dei tesserati della Federazione Italiana Pallavolo. Quindi sì, noi stiamo puntando tantissimo in questa rinascita, in questa crescita del movimento femminile. Speriamo di trovare le strade corrette e giuste per poter raggiungere risultati sicuramente più importanti degli ultimi, ma come sempre ci ripetiamo, a noi è importante allargare la base, permettere alle nostre atlete giovani di giocare nei campionati di serie, in C, in D, per poi appunto poter spiccare i voli nei campionati nazionali. Questo europeo chiude a tutti gli effetti un po' quella che è stata la stagione 23-24 della pallavolo in Puglia. Cosa è stato e cosa sarà in Puglia? Beh, è stata l'ennesima stagione bella, interessante, con tante vittorie, tante promozioni, tante salvezze che ribadisco, soprattutto nei campionati di Serie A, comunque sono un successo, rappresentano un successo, perché non ci dimentichiamo che fare pallavolo di vertice al sud non è mai semplice. Quindi aver conservato le nostre Serie A comunque è un risultato fondamentale, iniziare dal Taranto di Superlega e dal Melendugno di A2 femminile. E ci aspettiamo grossi risultati anche nella prossima stagione, sento grosse novità, tanto fermento nelle nostre società. Speriamo, ecco, di poter capitalizzare tutti gli sforzi che fanno i nostri dirigenti per poter ambire a qualcosa di ancora più importante. Tre ringraziamenti anche quello a chi ha scelto la Puglia come scenario di questo europeo, insomma, a partire dalla Federazione Nazionale. Il Consiglio federale Giuseppe Manfredi continua ad avere un'enorme fiducia verso questa terra, devo dire anche ripagati forse dai risultati e dall'entusiasmo che riusciamo a mettere dentro le manifestazioni, ma ringraziamenti vanno anche alla Regione e in particolar modo all'Assessorato Sport per tutti, va alla provincia di Lecce che ci ha accolti e pungolati dal primo momento, supportandoci in tutto e per tutto, alle 2 città che ci hanno ospitato, Lecce e Copertino, al di là dei collaboratori del Comitato che ormai sono delle garanzie assolute, che davvero non finisco di elogiare,
tanta passione anche dalle società che sono state coinvolte personalmente con i loro atleti, con i loro atlete, che hanno dato tanto entusiasmo e tante presenze. Bivolley Lecce, Wii Sport Lecce, Infinity Cupertino. Solo che ti ripeto, poi sfugge qualcuno, magari ci rimangono male, però le società del territorio hanno sicuramente fatto tantissimo, e anche alcuni sponsor locali come Scuola Sarmenti, come la palestra pesi della MU, il forno di Rizzo, di Alessano, hanno dato il loro contributo per una manifestazione che, ripeto, secondo me è stata straordinaria. Molto spesso noi amiamo decentrare, no? Cioè, soprattutto nelle competizioni giovanili, nelle finali nazionali, piace decentrare, perché è giusto che la provincia venga coinvolta, i territori vengano coinvolti, e tutto questo comporta però un'organizzazione molto più importante, molto più complicata, anche con dei costi alla fine più sostenuti, però lo facciamo proprio per la passione e per la possibilità di permettere a tutti, come ieri sera, più di 1000 persone sicuramente, saranno state 1100, 1200, di vedere un trionfo di una nazionale italiana, cosa che insomma non è semplicissimo da avere dovunque.